Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, oggi siamo tornati innanzitutto nella postazione originaria e sono qui per farvi un video a tema autunno. Infatti fuori c'è un tempo bruttissimo, fa freddo, piove e in questo momento c'è veramente una tempesta tremenda, ma fortunatamente nonostante la luce qui sia poca in camera, in videocamera si vede abbastanza bene, quindi sono molto contenta e sono qui per consigliarvi i miei 5 libri per l'autunno. Ebbene sì, allora l'autunno è una di quelle stagioni che a me piace particolarmente, una di quelle stagioni che mi piace particolarmente perché per i colori, tutti questi colori sugli alberi, arancio, rosso, giallo, ocra, mi piacciono tantissimo e difatti siamo in tema, nonostante sia un maglione un po' pesante per questa stagione, però è bellissimo, volevo dirvelo solo perché l'ha fatto a mia mamma. Allora, passiamo al video, bando alle ciance, i miei 5 libri per l'autunno, che per quanto mi riguarda mi rimandano all'autunno. Quando io li ho letti non li ho per forza letti in autunno, però mi rimandano a questa stagione. Allora io partirei con... sono tutti famosi come libri, a parte uno forse, quindi a dire la verità proprio a me riportano in questo periodo per l'ambientazione e la storia, però può darsi che a voi no. Primo primissimo fra tutti che io ho amato alla follia, veramente, perché non l'avevo mai letto, l'ho letto in inglese e non mi aspettavo che la storia fosse così, avendo sempre solo visto il film, che è una bruttissima e pessima copia del libro, è Frankenstein di Mary Shelley. Allora, questa qua, giusto appunto, è l'edizione della Penguin, perché l'ho letto in inglese, e secondo me non è ambientato tutto in autunno, però parte e finisce tra l'autunno e l'inverno e secondo me veramente è un libro per la storia appunto del mostro, perché per chi non lo sapesse Frankenstein è l'autore, il creatore del mostro. Secondo me veramente è per i suoi sentimenti, per quello che prova, per come si approccia alla vita, è bellissimo e io lo rimando a questa stagione perché comunque è un po' creepy, cioè non è esattamente una storia delle più rose, quindi mi rimanda un po' a questa stagione. Poi, secondo libro che mi rimanda tantissimo all'autunno, un po' per l'ambientazione e un po' per cosa succede, per la trama, è Il Sosia di Dostoevskij. Allora, perché mi rimanda all'autunno? Innanzitutto perché siamo a San Pietroburgo, se non sbaglio, però siamo proprio in autunno, non siamo né d'estate né d'inverno, quindi piove, il tempo è brutto, fa freddo, ma non c'è ancora la neve invernale. E soprattutto c'è questa umidità di quando piove che ti entra nelle ossa. E il Sosia perché? Perché sostanzialmente il protagonista si sdoppia fisicamente, cioè nel senso che inizialmente noi non capiamo, pensiamo sia tutta una sua... un suo sdoppiamento mentale, in realtà poi probabilmente lui, essendo talmente tanto pazzo, Dostoevskij lo fa quasi sdoppiare fisicamente, che quindi abbiamo due persone e non lo so, anche per questo trip mentale mi rimanda un po' all'autunno. Comunque anche questo mi era piaciuto davvero tanto e secondo me se forse è stato il primo libro che ho letto di Dostoevskij, il primo è stato Le notti bianche, comunque è uno dei libri per approcciarsi all'autore se non volete iniziare con I fratelli Karamazov o L'idiota. Secondo me questo è ottimo, o anche Diritto e castigo, che non è esattamente cortino. Poi, di questo libro ne ho due edizioni, di cui una è per ragazzi e vorrei tantissimo vendere. Adesso devo capire perché vorrei aprire un profilo su Watchbooks, che però non so come funziona esattamente, quindi prima mi devo informare. E sto parlando di The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Anche questo l'ho letto in inglese, l'avevo letto ai tempi in questa versione per ragazzi, adesso ho preso
questa della Oxford, che mi serve per l'università, lo rileggerò molto molto volentieri, e anche questo, un po' per l'ambientazione e soprattutto per il fatto che effettivamente il dottor Jekyll diventa Mr. Hyde, un po' per questa sempre cupa, misteriosa trasformazione, mi rimandano tantissimo all'autunno, a me più che all'inverno, proprio queste transizioni dei personaggi mi rimandano tantissimo all'autunno, non so perché, quindi storia famosissima, io ve lo super super consiglio, anche perché è veramente un libro bello e deve essere più complicato di quello che effettivamente noi leggiamo. Io non vedo l'ora di analizzarlo approfonditamente quest'anno, quindi vediamo. Altro libro che sono tutti piuttosto tragici, mi rendo conto che ho scelto 5 libri tragici, ma perché l'autunno mi rimanda a questa tragicità che però fa bene all'anima, non so. È Cime Tempestose, cioè Cime Tempestose è l'ambientazione autunnale per eccellenza, questi fantastici The Moor, che è la prateria che c'è davanti a Wuthering Heights, ovvero alla casa di Cime Tempestose, e secondo me questa nebbia, sempre questo freddo che ti entra un po' nelle ossa, che piove, però non c'è la neve, quindi non è ancora inverno, e anche qui tutta la problematica dei personaggi, secondo me questo è proprio il libro per eccellenza dell'autunno. Penso che se tra tutti dovessi sceglierne uno, questo è il libro per eccellenza autunnale, secondo me, assolutamente. Poi non so se ci avete fatto caso, hanno tutte delle copertine che variano tra l'arancione e il nero grigio, anche l'ultima che adesso vi faccio vedere. Non lo so. Comunque, l'ultimo libro è L'uomo della sabbia e altri racconti di Hoffman. Questo magari è meno conosciuto, ma è veramente un libro super bello. Allora, io non l'avevo preso, me l'ero fatta regalare, principalmente per L'uomo della sabbia, che ho anche detto Mago Sabbiolino, però se voi lo cercate con il nome Mago Sabbiolino non lo trovate, non so perché, io l'ho studiato così, ma in realtà non c'è in libreria. Si chiama L'uomo della sabbia e mi era piaciuto tantissimo quando l'avevo studiato, perché un autore russo si ispira a questo racconto, quindi l'avevo fatto velocemente, avevo voluto assolutamente leggerlo, e parla di questo bambino che praticamente si spaventa tantissimo con un amico del padre che fa l'ottico, a causa dell'amico del padre che fa l'ottico, perché lui lo collega a questo mostro della sabbia, a quest'uomo della sabbia, che praticamente ti toglieva gli occhi se tu non andavi a dormire e guardavi determinate cose. E lui una sera, perché il padre aveva dei traffici loschi con questo ottico suo amico, lui una sera il bambino si intrufola all'interno dello studio del padre e vede delle cose che non dovrebbe vedere, allora lui è terrorizzato di perdere gli occhi e questa cosa poi avrà delle ricadute su tutta la sua vita futura. Questo molto in sintesi la storia, e anche questa non è che va a finire esattamente bene, però forse questo è il più horror tra tutti gli altri. Non è esattamente horror, però è sicuramente la lettura più pesante, difatti è molto corto il racconto. Quindi questi sono i miei 5 libri per l'autunno, io spero che anche i vostri gusti siano più o meno così, quindi fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri libri per l'autunno e eventualmente se qualcuno dei vostri è uguale ai miei. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio come al solito giù nell'info box le mie pagine Instagram e noi ci vediamo alla prossima, ciao!